serie de David. Dai, Davide, che se te muovi, facciamo giocare pure di dick, su. Massimo, puoi entrare qua per il fisso.
E controlla la formazione così partiamo, magari riusciamo a fare giocare pure di prima che chiude l'edicola. Tattica non postale, quindi formazione, panchina. Divisa, ok, bene. Sparta Praga, 2 stelle e mezzo. Io già sono da casa, Simone pure è andato a casa. Passato Luca, manchi te Dick. Manco ho visto che stadio era. Sotto destra, ok. Ma se hai cambiato, di solito era sopra destra. Se passi e becchi, questa è gara unica. Real Sociedad o Hertz. Mentre sotto c'è Seul Porto e Leeds-Sampdoria. Leeds-Sampdoria è bello. Allora, tattiche sotto destra, sotto destra. Vediamo un po' se riusciamo a assorbire questa delusione dell'eliminazione al mondiale. Hai visto le statistiche che ha fatto Luca sul sito? Se non l'hai vista, vada a vedere perché non vale la pena. Oggi è un giorno caldo in tutti i sensi qua. Adesso il lavoraccio l'ha fatto, ma quello è un capoccione, eh? È un capoccione, si vede. Che poi considerando il tempo che ci ha messo, comunque del lavoro così grande ci ha messo poco. Ci avrà comunque dei metodi di calcolo sbrigativi che conosce solo lui. Se mi metto io a fare una cosa del genere era pronta per il 2024 forse. Mi richiamo verbale per Paias. Ha messo a nudo tutti i miei fallimenti. Sparta Praga, 2 stelle e mezzo però, eh? Le rompe le scatole.
Comunque hanno dato tutti i primi tempi, tutti i musci bloccati, i secondi tempi belle partite, almeno fino a mo' quelle che sono state giocate. Che lascia l'iniziativa ai ciechi, lo Sparta Praga, poi cerca di ripartire, vediamo adesso Berami fa il che subito attaccato, Pande, destro Pande, centrocampo, gira palla al Genoa, rallenta l'azione. No, Paias. Gran velocità avversario, sempre di destra in area da destro, prende marcatura stretta Somarò, ma scusami tanto, no? Ma Somarò non è difensore centrale. Che cazzo marcano stretto? Un difensore centrale questi, non stanno imbriati. Maramasiello. Questo è Somarò. Marcatura stretta Somarò. Ma cazzo non so che fare. Bello sta tracciante, cross, adesso mi ha dato un shot. Mamma che grosso tette, come si chiama? Messo tette con la H, tette con la H. È enorme, no? I falli finché sono fatti lontani dall'area, va bene, se li fai a 30, entro 30 metri, Iguila prende un calcio di rigore punto. Zero finisce primo tempo, bruttissimo primo tempo effettivamente, nessun cambio. E io sono stato a Praga a vedere mia 0-0 qui. Un freddo, un tacito. C'è un amico nostro che faceva collezione le sciarpe, gagliardi e tutte queste cose. Allora è entrato nel negozio dello Sparta Praga, lì vicino allo stadio. E ci sta a mettere 3 ore, abbiamo visto la gente, porco cane, cominciava a guardare strano. Come c'era pure lo striscione nostro. Allora sbrigati a piante questa cazzo di roba, qua questi sono cominciati a guardare strano. Non si sa mai. Finché stai da solo va bene, quando c'è lo striscione appresso, insomma, perdi lo striscione,
È un dramma vero, la sorella. Vabbè, è successo un cazzo. Però, se ne erano accorti che eravamo noi, che eravamo milanisti. Oh, sta giocando che... Oh, palo de Pandev! E fai yes. Passala! Lo sa giocare abbastanza bene il Genoa. Secondo tempo. Vai destro! Mannaggia a te, allunga sta gamba, fa una spaccata come Carla Fracci, fa qualcosa. Andere trequartista. Potrebbe essere buono, potrebbe essere buono quel lancio. Fermare zinne, tette, pica, culo. D'Italia stasera, da che gioca in casa o in Ungheria? No, non esce più, ormai si è capito. Lì entra. Abraham, senza fallo. Ah, ha chiamato qualche giovane, ho visto c'è sta quello dei colori che pare che l'Italia c'aveva Maradona e non lo sapeva. Gnonto, gnonto, che cazzo si chiama. Che poi quello c'ha 22 anni, boh. Vabbè. Ah, fa un suo cambio, va. Allora, chi c'è? Panchina, Favilli, Sanabria, Sturaro, Radovanovic, Zapata, il buon Barrega e Marchetti. Sì, infatti così li distruggono pure però, perché comunque li carica con delle responsabilità a 22 anni. È veramente una... Bah, vabbè, tutto il mondo a paese, ovviamente. Succede pure da altre parti. Comunque ormai io penso alla partita di Dick la giocavo domattina. Era giusto per togliere la tua, che così domattina posso andare a spedito con lui. E poi Sanabria può giocare a centrocampo o a sinistra, però secondo me ti perde tantissimo d'euro, da 75 c'ha 68. Sì, 68. Dopo va però perde parecchio.
che la spaia. La barica si può fare tranquillamente. Dentro Sarabia a destra, non ha giocato male, però non ha manco segnato. Ok. Comunque Paias stava a finire energia, è strano, eh? È insolito. Che cazzo di caldo di merda, maledizione, se sta stagione di merda, manco i mondiali, l'unica cosa buona dell'estate non c'è sta, i mondiali, o gli europei, niente, mi fanno d'inverno. Dai, ultima azione gol, dai. Bene, bene, ridagliela, bene, tira, bella. Chiamato, eh? Ho telecomandato a stazione, pare che stavo a giocare io. Bella azione, dai, Pandev nel recupero. Sblocca e quasi sicuramente regala vittoria e qualificazione ai rossoblu. Pare che Pandev era stato quasi preso in controtempo, visto, però poi è stato bravo comunque a controllare la palla e a tenere botta col numero 40 che pare che lo stava a recuperare. E poi è riuscito a tirare bene. Bene, dai. Sì, si fanno una sostituzione quando è finita la partita. Sì, infatti sembrava che, no, che era stato preso in controtempo e la perdeva la palla, invece è stato bravo a rimediare. Vabbè, dai, vediamo se qualche lights e poi basta. Tiro di Iago Falchi al 50esimo. Il primo tempo non è successo proprio niente, praticamente. Questo è un bel colpo di testa, un altro poi è un altro po' fa gol. Poi 6 minuti dopo un tiro di Pandev. Sparta Praga proprio non pervenuta, questo andava sul palo. Poi ecco il gol. No. Va bene. Vabbè Davide, niente, dai, se becchiamo domani, tanto sicuramente domani rigiocate, visto che gara unica andiamo avanti abbastanza velocemente, ma oggi perché non c'è stato né il mattino né il pomeriggio. Domani almeno mattino, non so, pomeriggio devo vedere, no, mattino non so. Sì, sì, però hai visto, come ti avevo detto, come altre partite, primo tempo proprio una merda, secondo tempo carino, dai. Leeds Sampdoria, metto la forma a Jacopo. Madonna, c'è tutto il centrocampo giù e pure il terzino sinistro. Madonna. Lagumina. Vabbè Davide, dai, e niente, forza Inghilterra stasera con la Germania, sempre una partita che sento tantissimo la Germania, mi sale una tensione incredibile. E vabbè dai, ci vediamo, se becchiamo domani, dai, anzi andiamo a vedere con chi giochi, andiamo a vedere con chi giochi un attimo se già si sa. Giochi come previsto contro il Real Sociedad. A domani, ciao.